Allora, oggi facciamo il senza glutine, la pizza senza glutine. Ah, per quelli che Per le hanno le persone che hanno intolleranze. intolleranza, senza, intolleranza al glutine, quindi non possono La mangiare, non pizza possono nostra, usare immagino. il grano. Quindi c'è questa farina che non contiene tracce di glutine. Le dosi sono sempre 1 litro d'acqua. Aggiungo leggermente di più di lievito, circa 10 grammi di lievito. Ah, non più i cinque Non più i soliti. 5 dei casi che facciamo, perché semplicemente non avendo diciamo, il glutine che poi si forma con il classico impasto e quindi assorbe l'anidride carbonica e quindi si rigonfia nel forno, qui c'è bisogno di un po' di starting, nel senso di più Più forza per forza far sì che di questi crescita, di diciamo. crescita. Abbiamo messo acqua, 10 grammi di lievito, andiamo ad aggiungere circa 1,8 di farina senza glutine. E poi i 50 grammi di sale, Lontani dal lievito, andiamo lontano sempre dal sempre. lievito. Che cosa bisogna fare? Impastate un po' di più. Così quello che poi il restante ne potete, cioè fate il vostro pesetto e poi lo avvolgete in La porzione, quella parte. una pellicola e lo potete anche congelare. Io sono riuscito a fare il nostro pesetto, vedete, è appizzica un po'. Guardate, vi voglio far vedere una cosa. Vedete come si stacca? Non ha glutine. Vedete, Come professore, non ha glutine. Ma vi faccio vedere il prodotto già fatto. Quindi tolgo questa qua. esce quando è finita? Come Ah, ecco, esce? così Vedi? tutta. È tutta perché già non ha glutine, quindi non si è formata quella famosa. Non fa quella superficie Quella liscissima, superficie qua. anzi è tutta bucciardata. Esatto. E certo, perché ripeto, questa è la sua caratteristica. Va bene? Ecco qua. Io l'ho stesa. Ecco È qua. una cosa delicatissima, Sì, hop. difficile. Un colpo. Un colpo, sì. Ma voi fatelo con Con la palette cautela. che si fa meglio. Qui si è fatto un buco, vedi? Si è fatto un buco, Piccolo infatti. Ecco qua, buco. e andiamo a chiuso. Andiamo a mettere il nostro pomodoro. Polpa di pomodoro. Pomodoro. Quindi state molto attenti. Eh Delicatamente sì, è l'unica questo cosa che bisogna fare. bisogna fare, sì. Un Ma qual era la filo mia? d'olio extravergine e io sono pronto per andare a infornare. Aspettando chi consumando i ornelloni senza vivere, ora se mi sbatto qua. Professore, il vulcano sta. Il vulcano è buono. Il nostro vulcano è buono, anzi lo voglio La prendere con margherita la palla. senza La glutine. margherita senza glutine, è riuscito a fare anche la mia senza Ecco glutine. qua. Muovo così. Me la Sarebbe mangerei così, una pizza senza glutine. indipendentemente da essere intollerante, nessuno Sono se ne accorge. contento. Quindi non c'è. Io mi auguro che tutti voi potete mangiare questa pizza, ma non tanto questa pizza che per me è buona, che sono soddisfatto, ma che tutti voi la potete mangiare nel vostro locale di fiducia, oppure Insieme ad altri che le insieme agli altri mangiano. amici, oppure a casa, ma l'importante è che anche voi mangiate Una bella una pizza bella pizza. margherita senza avere problemi di intolleranza dopo.